sono Paolo Pescetto, amministratore delegato della Redfish Long Term Capital, holding di partecipazioni che investe in medie aziende italiane. Il team che mi accompagna nella gestione societaria deriva dall'esperienza di altre due iniziative, la Innovate RFK, holding di investimento in startup più innovative, oggi quotata a Parigi, che ha avuto un estremo successo negli ultimi anni, e la Redfish Capital che costituisce investimenti in club deal. La sintesi dell'esperienza passata ci ha portato a pensare un nuovo approccio agli investimenti in medie aziende, appunto in Redfish Long Term Capital, dove la società potrà fare sia investimenti diretti nelle aziende selezionate, parliamo dell'eccellenza italiana, della meccanica, del food, del packaging e quant'altro, sia accogliere nuovi investitori di volta in volta in modalità club deal. I soci della Redfish Long Term Capital avranno quindi indirettamente attraverso la holding la partecipazione agli investimenti, ma potranno anche scegliere di aumentare le proprie quote di investimento di volta in volta a seconda del gradimento che avranno nelle opportunità che gli offriremo e quindi accedere direttamente all'economia reale, agli investimenti diretti. Questa opportunità è rivolta ai nostri soci investitori di altre iniziative che hanno già testato degli ottimi ritorni. Mediamente questo tipo di investimenti ha un ritorno del 100%, quindi il raddoppio del capitale in 3-4 anni, quindi vuol dire una media del 25-30% di ritorno dell'investimento, poi al netto delle tasse, delle performance fee che vengono poi riconosciute al management. Però abbiamo deciso di aprire anche questa volta, attraverso la piattaforma Upstart Crowdfunding, l'investimento a dei nuovi soci. Sono previste due profili: quello dei soci sponsor, superiore a 1 milione di euro, che è rivolta tipicamente a chi ha già avuto esperienza di investimento in queste tipologie di strumenti. Però abbiamo deciso anche di aprire il capitale degli investitori che vogliono per la prima volta affacciarsi a all'economia reale, agli investimenti rilevanti nell'azienda. È prevista quindi una quota minima di 50.000 euro, e a questi investitori avranno gli stessi diritti economici e patrimoniali e anche di coinvestimento e di prelazione negli investimenti sottostanti di volta in volta che verranno offerti. Ci aspettiamo quindi una notevole adesione di nuovi soci, di nuovi investitori che ci piacerà conoscere e che ci accompagneranno in futuro. Questa prima apertura del capitale sarà a valore nominale, ovvero sia gli sottoscrittori sponsor superiore a 1 milione, sia gli altri superiori a 50.000 euro avranno la sottoscrizione alla pari del capitale. Poi negli anni successivi questo verrà modificato in quanto incorporerà già parte del rendimento degli investimenti fatti, quindi l'opportunità oggi è di entrare in Redfish Long Term Capital a fianco di grandi investitori privati, che abituati a fare questo tipo di investimento e diventare soci e crearsi la propria posizione di investimento nell'economia reale.